chiami, o musa? Di quell'uomo ingegnoso che tanto vagò, dopo che distrusse la rocca sacra di Troia. Di molti uomini vide le città e conobbe i pensieri, molti dolori patì sul mare, nell'animo suo, per acquistare a sé la vita e il ritorno ai compagni. Ma i compagni neanche così li salvò. Con la loro impietà si perdettero stolti, che mangiarono i buoi del sole Iperione. Ad essi egli tolse anche il dì del ritorno. Racconta qualcosa anche a noi, o Dea, figlia di Zeus. Tutti gli altri che scamparono la ripida morte erano a casa, sfuggiti alla guerra e al mare. Solo lui lo tratteneva una ninfa possente, Calipso, chiara fra le dee. Nelle cave spelonche, vogliosa d'averlo marito. E quando il tempo arrivò, col volger degli anni, nel quale i dei decisero che a casa tornasse ad Itaca, neanche allora fu salvo da lotte persino tra i suoi. Gli dei ne avevano tutti pietà, ma non Poseidone. Furiosamente egli fu in collera con Odisseo, pari a un dio, finché non giunse nella sua terra. A sua volta Zeus, che addensa le nubi, disse e si volse ad Ermete, suo figlio: Ermete, tu che sei messaggero anche in altre occasioni, di alla ninfa dai riccioli belli il volere infallibile, il ritorno dell'intrepido Odisseo, perché possa tornare senza scorta di dei o di uomini. Ubbidì il messaggero Archifonte, subito legò ai piedi i bei sandali immortali d'oro che sia sul mare lo portavano, sia sulla terra infinita coi soffi del vento. Ma quando all'isola giunse, che era lontana, lasciato il mare viola andò sulla terra finché arrivò alla grande spelonca nella quale abitava la ninfa dai riccioli belli. La trovò che era in casa. Sul focolare ardeva un gran fuoco. Si sentiva lontano per l'isola l'odore di tenero cedro e di tuia che bruciavano. Lei, dentro, con voce bella cantando, muovendosi davanti al telaio, tesseva con l'aura spola. Non vi trovò il magnanimo Odisseo, seduto sulla riva, gemeva come sempre, lacerandosi l'animo con lacrime, lamenti e dolori. Guardava piangendo il mare infecondo. Chiese Calipso, chiara tra le dee, ad Ermete, fattolo sedere sullo splendido trono lucente. Costui io l'ho accolto e nutrito, e pensavo di farlo immortale e per sempre senza vecchiaia. Allora il messaggero Argifonte le disse: mandalo dunque così, e paventa l'ira di Zeus, che poi sdegnato con te non sia aspro.
Detto così, il forte Archifonte partì. Lei si recò dal magnanimo Odisseo, la ninfa possente, quando ebbe udito il messaggio di Zeus. Fianco, Calipso gli parlò, chiara fra le dee. Infelice, non starmi qui a piangere ancora, non rovinarti la vita. Ti lascerò andare ormai volentieri, ma su, taglia dei grossi tronchi con l'ascia di bronzo e costruisci una zattera larga. Sopra, conficca dei fianchi, perché ti porti sul fosco mare. Io vi porrò in abbondanza del cibo, acqua e rosso vino, che ti tengano lontana la fame. Ti coprirò di panni, ti invierò dietro un vento perché possa giungere incolume nella tua terra, se gli dèi che hanno il vasto cielo lo vogliono, che quando pensano e agiscono sono più potenti di me. Thank you.
la parte a lui più vicina. Sembrava come uno scudo nel fosco mare. Ed ecco, tornando dagli Etiopi, lo scuotiterra possente da lontano lo vide, dai monti dei Solini. Gli apparve mentre navigava sul mare. Di più si sdegnò nel suo cuore e scuotendo la testa parlò rivolto al suo animo. Che malanno! Gli dèi hanno dunque deciso altrimenti di Odisseo, mentre ero presso gli Etiopi. E già vicino alla terra dei Feaci, dov'è destino che sfugga la massa di guai che l'incalza. Ma penso di ricacciarlo a fondo nella sventura. Detto così, spinse insieme le nuvole, agitò il mare, levando con le mani il tridente, alzò tutti i turbini d'ogni sorta di venti, con le nubi ravvolse la terra e il mare. Dal cielo era sorta la notte. Euro, Noto, Zefiro violento, Borea, nato dall'etere, s'avventarono insieme, voltando gran blu. Allora si sciolsero a Odisseo le ginocchia e il cuore, e angosciato disse al suo cuore magnanimo: povero me, alla fine che mi accadrà? Mentre rifletteva così nella mente e nell'animo, Poseidone che scuote la terra suscitò una grande onda, dolorosa e terribile, inarcata contro di lui, e lo spinse, come un vento impetuoso agita un mucchio di arida bula, e sparpaglia qua e là, così sparpagliò i lunghi. Due notti e due giorni lavò sull'onda pura, e spesso il suo cuore intravide la morte. Ma quando Aurora dai riccio livelli portò il terzo giorno, finalmente il vento cessò e ci fu caldo di nuovo. Allora egli scorse vicino la terra, aguzzando la vista sollevato da una grande onda.
Quando poi prese fiato e l'animo si raccolse nel petto, sciolse il velo della dea dal suo corpo e lo gettò nell'acqua del fiume che al mare fluiva. Con la corrente il gran flutto lo portò indietro e subito Ino lo accolse nelle sue mani. Elgi, uscito dal fiume, si stese tra i giunchi, baciò la terra che dona le piade. E Atena gli versò il sonno sugli occhi per sottrarlo al più presto alla dura stanchezza e gli chiuse le care palpebre.
Quando le ancelle e lei stessa si furono ristorate di cibo, gettati via i veli dal capo, giocarono a palla. Iniziò il gioco Nausica dalle candide braccia. Ecco, la figlia del re lanciò una palla a un'ancella. Mancò l'ancella e la fece cadere nel borgo profondo. Un lungo grido lanciarono, si destò il chiaro Odisseo e sedendo rimuginava nella mente e nell'animo. Povero me, nella terra di quali mortali mi trovo? E gli rispose allora Nausica dalle candide braccia. Straniero, poiché non somigli a un miserabile o a un pazzo, agli uomini assegna la felicità allo stesso Zeus Olimpio, a nobili e miseri, a ciascuno come egli vuole. E a te diede questo destino e devi sopportarlo comunque. Ora, poiché arrivi nella nostra città e nel nostro paese, non ti mancherà una veste o cos'altro è giusto ottenere, arrivando da supplice sventurato. Ti indicherò la rocca, ti dirò il nome del popolo. Abitano la città e questa terra i Feaci. Io sono la figlia del magnanimo Alcino. Da lui dipende il potere dei Feaci e la forza. Thank you.
grazia divina Atena gli infuse sul capo e sugli omeri, e lo fece più alto e robusto a vedersi, perché riuscisse gradito a tutti i feaci, fosse riverito e onorato e superasse le molte gare in cui i feaci misero Odisseo alla prova. E dopo che si adunarono e furono uniti, Alcino tra essi prese la parola e parlò. Di il nome col quale ti chiamano la madre, il padre e gli altri in città e quelli che abitano nei luoghi vicini, perché nessun uomo è privo di un nome, misero o nobile, appena sia nato, ma i genitori lo impongono a tutti quando li generano. Dimmi la terra e la gente e la tua città, perché le navi, dirigendosi là, col pensiero li portino. Anzitutto ora dirò il nome, perché lo sappiate anche voi, ed io dopo, sfuggito a giorno spietato, per voi sia un ospite anche abitando lontano. Sono Odisseo, figlio di Laerte, noto agli uomini per tutte le astuzie. La mia fama va fino al cielo. Abito ad Itaca, chiara nel sole. In essa è un monte che spicca, il nerito frusciante di foglie. Intorno sono molte isole vicine tra loro, Dulchio, Essame e Zacinto Selvosa. Massa nel mare essa giace, ultima verso occidente, le altre a parte, verso l'aurora e il sole. È irta di sassi, ma brava nutrice di giovani. Non so vedere altra cosa più dolce per uno della sua terra. Da una parte mi teneva Calipso, chiara tra le dee, e le cave spelonche, vogliosa d'avermi marito. E così mi teneva anche Circe nella sua casa, l'insidiosa abitante di Ea, vogliosa d'avermi marito. Mai nessuna però convinse nel mio petto il mio animo, perché niente è più dolce per uno della patria e dei suoi genitori, anche se abita una casa opulenta, lontano, in terra straniera. Per 9 giorni fui spinto dai venti funesti sul mare pescoso. Al 10° giorno arrivammo presso i lotofagi, che mangiano un cibo di fiori. Allora io mandai 2 compagni a indagare chi fossero gli uomini che in quella terra mangiavano pane, scelti 2 uomini e aggiunto come un terzo un araldo. Costoro partirono e subito furono in mezzo ai lotofagi. Non meditavano la morte ai nostri compagni i lotofagi, ma diedero da mangiare del loto. E chi di essi mangiava il dolcissimo frutto del loto, non aveva più voglia ad annunziare e tornare, ma preferiva restare lì tra i lotofagi a cibarsi di loto e obliare il ritorno. Thank you.
cuore angosciato e arrivammo alla terra dei ciclopi violenti. Quando arrivammo in quel luogo, scorgemmo sull'orlo, accosto al mare, un'alta spelonca coperta di alloro. Molte greggi, pecore e capre di notte vi stavano. Un alto recinto si ergeva all'intorno con massi confitti in terra, con lunghi tronchi di pino e di quercia ad alte fronde. Vi dormiva un uomo immenso che pasciva da solo le greggi, lontano. Non stava con gli altri, ma viveva in disparte da empio. Ed era un mostro immenso. Non somigliava ad un uomo che mangia pane, ma alla cima selvosa di altissimi monti che appare isolata dalle altre. Allora agli altri fedeli compagni ordinai di restare presso la nave e di farle la guardia, mentre io, scelti 12 compagni migliori, mi avviai. Avevo un otre di capra pieno del nero vino.
arrivammo all'isola Eolia. Vi abitava Eolo Ippotade, caro agli dei mortali. Quando chiesi a lui il ritorno e pregai che mi desse una scorta, Eolo non me la negò, ma apprestò. Un otre mi diede scoiato da un bue di 9 anni e vi costrinse le rotte dei venti urlanti. Lo legò nella nave ben cava con un laccio lucente, d'argento, perché neanche un poco ne uscisse. Aspirare per me mandò il soffio di Zefiro, che portasse le navi e noi stessi. Ma non doveva avverarsi, ci perdemmo per la nostra stoltezza.
E arrivammo all'isola di Ea. Vi abitava Circe, dai riccioli belli, dea tremenda con voce umana. Nella vallata c'erano le case di Circe costruite con pietre squadrate, in un luogo protetto. C'erano intorno lupi montani e leoni che ella aveva stregato dandogli filtri maligni. Ma quando stavo per giungere, traversando i sacri valloni, alla grande dimora di Circe, esperta di filtri, ecco Ermete dall'aurea verga farmisi incontro, mentre andavo verso la casa, simile a un giovane di primo pelo la cui giovinezza è leggiadra. Mi strinse la mano, mi rivolse la parola e mi disse: «Ti scioglierò e salverò dai pericoli. Ecco, va nelle case di Circe con questo benefico farmaco che può allontanarti dal capo il giorno mortale. Tutte le astuzie funeste di Circe ti svelerò. Farà per te un beverone, getterà nel cibo dei farmaci, ma neppure così ti potrà stregare. Lo impedirà il benefico farmaco che ti darò e ti svelerò ogni cosa». Quando era un anno e trascorsi i mesi, le stagioni tornarono e i giorni lunghi finirono. Allora i fedeli compagni mi chiamarono e mi dissero: «Sciagurato, ricordati ormai della patria». Io, allora, salito sul bellissimo letto di Circe, la supplicai umilmente. La dea ascoltò la mia voce. «Circe, compi la promessa che pur mi facesti e mandami a casa». Dissi così, e subito essa rispose, chiara fra le dee: «Divino figlio di Laerte, Odisseo pieno di astuzie, non ti preoccupi che manchi una guida sulla tua nave. Dopo che hai drizzato l'albero e spiegate le bianche vele, siediti, te la porterà il soffio di Borea la nave. Ma quando con essa avrai traversato l'oceano, ecco la costa bassa e le selve di Persefone, ecco gli alti pioppi e i salici che perdono i frutti. Là tu approda la nave, sull'oceano dai gorghi profondi, e va tu stesso alle case ammuffite di Ade». Thank you.
Laggiù sono il popolo e la città dei cimmeri, avvolti da nebbie e da nuvole. E venne poi l'anima del tebano Tiresia, stringendo lo scettro d'oro. Mi riconobbe e mi disse: «Divino figlio di Laerte, Odisseo pieno di astuzie, perché mai, infelice, lasciata la luce del sole, sei venuto a vedere i defunti e questo tristissimo luogo? Desideri un dolce ritorno, illustre Odisseo, ma te lo farà aspro un dio. Ma anche così potresti arrivare, pur subendo sventure. Se sai trattenere l'animo tuo e dei compagni, appena avrai spinto la nave ben costruita sull'isola della Trinacria, sfuggito al mare Viola, e troverete le vacche al pascolo e le greggi pinqui del sole, che vede ogni cosa e sente ogni cosa. Se queste le lasci illese e pensi al ritorno, potrete ancora arrivare ad Itaca, pur subendo sventure. Se però le molesti, allora prevedo rovina per te, per la nave e i compagni». Thank you.
Tu arriverai prima dalle sirene che tutti gli uomini incantano chi arriva da loro. A colui che ignaro s'accosta e ascolta la voce delle sirene, mai più la moglie e i figli bambini gli sono vicini, felici chi a casa è tornato. Ma le sirene lo incantano col limpido canto adagiate sul prato, intorno è un gran mucchio di ossa di uomini putridi, con la pelle che si raggrinza. Perciò passa oltre, sulle orecchie ai compagni, impasta e spalma dolcissima cera che nessuno degli altri le senta. Mani e piedi ti leghino nella nave veloce, ritto sulla scassa dell'albero, adesso siano strette le funi, perché possa udire la voce delle sirene e godermi. Se tu scongiuri i compagni e comandi di scioglierti, allora dovranno legarti con funi più numerose. Thank you.
In mezzo allo scoglio è una buia caverna volta a occidente, all'Erebo. Voi drizzerete su questa la nave Bencava, o illustre Odisseo. Neanche un uomo forzuto dalla nave Bencava colpirebbe l'antro profondo tirando con l'arco. Lì dentro abita Scilla, orridamente latrando. 12 sono i suoi piedi, tutti informi, 6 i lunghissimi colli, con sopra una testa. L'altro scoglio più basso, Odisseo. Vicino, con un dardo potresti colpirlo. Su di esso è un gran fico rigoglioso di foglie. Di sotto, la chiara cariddi risucchia l'acqua nera. 3 volte al giorno la vomita e 3 la risucchia orridamente. Che tu non vi sia quando risucchia.
compagni a banchetto, dopo che presero le vacche migliori del sole. Ma quando Zeus Cronide impose il settimo giorno, allora il vento cessò di impazzare a tempesta e noi, presto imbarcatici, spingevamo la nave nel vasto mare, drizzato l'albero e issate le bianche vele. Quell'isola e ormai non si vedeva altra terra, ma il cielo e il mare soltanto, ecco il Cronide rizzò sulla nave Bencava una nuvola scura, di sotto il mare incubito. Non corse ancora per molto, d'un tratto arrivò urlante lo Zefiro, impazzando con grande tempesta, e la furia del vento spezzò entrambi gli stralli dell'albero. Per 9 giorni fui trascinato. Alla 10ª notte i dèi mi gettarono sull'isola di Ogigia, dove abita Calipso dai riccioli belli, dea tremenda con voce umana che m'accolse e nutrì. Subito parlò ai Feaci, che amano i remi, e rivolto soprattutto ad Alcino disse: «Potente Alcino, insieme da tutti i popoli, dopo che avrete libato, scordatemi l'eso e voi siate felici. È stato già fatto per me quello che il mio cuore voleva, la scorta e gli amichevoli doni, e gli dei Uranidi me li rendano fausti, e tornato possa a casa trovare intatta la sposa insieme ai miei cari in salute. E voi che restate, possiate allietare le spose legittime e i figli, ogni bene gli dei vi concedano e non vi siano sciagure tra il popolo». Questa terra che noi siamo ci appartiene. A lei ritorniamo. Ogni qualvolta il nostro sguardo osa spingersi oltre l'orizzonte della nostra consapevolezza, percorrendo in profondità, fortificandola, la nostra sensazione umana.
Buonasera a tutti, grazie infinite per essere stati con noi, per essere stati così calorosi e per aver resistito per tutto questo tempo. Allora, dunque, grazie sentitissimo a tutti loro che hanno fatto un lavoro meraviglioso. Assolutamente meraviglioso. L'ho detto ieri sera e lo dico anche questa sera, che questo spettacolo è stato bellissimo perché non è stato, è stato un lavoro di concerto, è stato il frutto di tante teste, di tante mani che ognuna a suo modo e ognuna con le proprie capacità ha messo qualcosa in questo spettacolo, perché le cose belle si fanno solo quando si è tanti e si è tutti insieme. E soprattutto quando si è come noi, perché noi nel frattempo siamo diventati una macchinetta meravigliosa, piena di tantissimi ingranaggi, ognuno di loro trova il suo posto e poi riesce a creare questa cosa. Io veramente stasera, ieri sera non ce l'avevo le parole, stasera non so da dove partire, perché devo ringraziare tutti i miei colleghi che hanno fatto un lavoro bellissimo portando ognuno di loro la propria professionalità in questa scuola. E parlo di Elena Moschetti, di Marco Regno D'Arturo, di Marcella Di Latina, Francesco San Germano, che questa sera per un altro spettacolo non è potuto essere qui, la maestra Ilaria Occhino, la maestra Chiara Tomasselli, venite qua. Da direttrice ma da capoclasse, allora venite per piacere, io parlo ma voi venite qui con me, le maestre tutte con me grazie. Grazie infinito va ai miei colleghi, a tutti gli allievi, alle loro famiglie sempre disponibilissime, grazie davvero di cuore. Ringrazio le suore che sono sempre vicino a noi, sora Adele, vieni anche tu, dai. Ringrazio infinitamente mio marito, vieni sora Adele, dai. A fare la tinga. Ringrazio infinitamente mio marito, Stefan Luti, Acoustic Light, il nostro tecnico Francesco Concetti, stasera lo ricordo. E poi voglio ringraziare Mayra Ercolanetti che... Dov'è? Insieme a questo topolino, vieni in fila anche tu, sono stati elementi perché sono stati consulenti per quanto riguarda la scelta dei testi da leggere, la scelta dei costumi, delle musiche. A proposito di musiche devo ringraziare infinitamente anche Lisa Tomassetti, che ieri sera ho messo, scusa, e Federica Borghi, che la tecnologia ci aiuta, noi siamo un po' lontani purtroppo, però siamo sempre tanto vicini, quotidianamente vicini. Devo ringraziare il mio amico fraterno da sempre, Rodolfo Mantovani, grandissimo attore professionista che ogni qualvolta può, non mi dice mai di no, e è sempre a fianco a me, grazie, grazie davvero infinite. Io veramente ci avrei un altro milione di cose da dire, però concludo, ho detto tutto, l'importante, sì. Vi ringrazio infinitamente. Ah, il mio papà, brava. Dov'è? Vieni. Allora, questo signore è quello che si occupa di sali il telo, scendi il telo, entra la barca, esce la barca, lo fa lui, insieme a Giulio, ovviamente qua di quanto da tutti gli altri. Grandissimo Giulio. Poi vieni la nostra truccatrice e insieme a Michael, che si è occupato di tutti i trucchi della classica,
da mascherine, Chiara Savini, c'era Elisa Perugini, Jessica Tordoni. La cosa meravigliosa è che sono tutte ex allieve che per n motivi non danzano più. Però la cosa bella è che chi è Scarpetta Rosa in qualche modo ci gira sempre intorno, e questo ci fa infinitamente piacere, perché vuol dire che lasciamo sempre un segno positivo e loro lo lasciano in noi. L'ultima cosa, ringrazio la mia amica collega Isabella Ruzier, che da Genova è venuta a vedere il mio spettacolo, il suo compagno Ezio. Isabella è una cara amica conosciuta di un corso e mi ha fatto veramente tanto piacere, grazie. E ovviamente ringrazio tutti voi, e vi auguro buonanotte. Vi aspettiamo domani se volete.